Buongiorno a tutti, una pillola molto pratica, solo cantata, che ci ricorda l'importanza di lavorare anche a due voci o a più voci. Una serie di esercizi in cui viene presentato un pentagramma, la lettura da parte mia di ciascuna voce, poi la lettura a due e poi una semplice sorpresa. Cominciamo con un esempio, solo con le note do sol, per cercare di raccogliere esattamente la distanza tra i due suoni. Sentirete che quando sono intonati sono in un modo molto particolare. Do sol a note lunghe, prima solo io una voce, poi io l'altra voce, poi io le due voci e poi io canto una e tocca a voi cantare insieme. Pronti via, sol, sol. Pronti via, do, do. Pronti via, do, sol, sol. Pronti via, sol, sol. Pronti via, do, do. Un esempio a due voci, molto molto semplice, vedrete che tendenzialmente le voci ripetono lo stesso suono e andiamo a cercare l'insieme del do e del sol. Come prima, io una voce, io la seconda, io due voci e poi io canto insieme a voi. Pronti via, do, 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 sol, 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 do. Pronti via, do, re, mi, re, do, do, do. Pronti via, do, do. Sol, 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 do. Pronti via, do, do, do. Sol, sol, sol. Pronti via, do, re, mi, re, do, do, do. Un secondo esempio con le note sempre lunghe, ma che questa volta si muovono un pochino di più. Andiamo per gradi. Dalle note d'insieme una voce si discosta piano piano. È importante proprio affrontare questi passaggi per gradi. Sempre solo io e poi con voi. Pronti via,
Esempio di oggi con le parti che si muovono un pochino di più, questa volta ci sono delle piccole corrispondenze, dei piccoli canoni ed è un pochino più lungo. Prendete il fiato quando ne avete bisogno per adesso, non facciamo ancora discorsi di fraseggio. Pronti via, do, re, mi, re, do. Fa mi re mi sol sol do. Pronti via do. Do, re, mi, re, do, do, sol, fa, mi, re, mi, sol, sol, do. Pronti via, do. Eccoci arrivati alla conclusione di questa pillola molto semplice ma fondamentale per il controllo della propria voce, per l'ascolto dell'altra voce e per la ricerca della relazione di
quinta. Abbiamo cantato prima suoni lunghi e poi tre esercizi, diciamo, a difficoltà crescente. Suoni molto lunghi e suoni che piano piano si muovono di più. In queste cose non bisogna avere fretta, inventatevi pure degli altri esercizi, perché davvero poniamo le basi per la lettura successiva. Ma se qualcuno di voi pensa di dover fare qualche esercizio in più, ci vediamo in palestra. Arrivederci, alla prossima. La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente, in coppia e in piccolo gruppo, per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.